anche un uomo nella YAM e credo sia Redditor. Matapuma in ultima posizione per la BMC. Vediamo che ci sono altri scatti adesso in testa al gruppo. Per la Cedeser è Ugo Hall. Team Sky invece si tratta di Lopez Garcia, Davide Lopez Garcia, dunque questi altri due uomini che stanno cercando di sganciarsi dal gruppo per riportarsi sul plotoncino che si è formato al comando. Colorica Green Edge che nel frattempo con due componenti, la maglia rosa alla loro ruota, si è posta in testa al gruppo principale che vedete ha già perso diverse unità perché sono rimasti una sessantina nel gruppo maglia rosa, con l'Orica Green Edge che sta facendo l'andatura regolare. L'obiettivo è quello di rimanere compatti il più possibile in questa giornata veramente difficile per controllare la corsa, quindi per l'Orica Green Edge che non ha dimostrato finora particolare brillantezza proprio come spessore di formazione nel momento in cui si scatenava e si scatena la bagarre in montagna. Esteban Chavez dovrà anche lui, come è toccato a Steven Kreuzle, che finora fare molto da solo, se sarà attaccato seriamente come mi aspetto. Attenzione perché a questa nuova accelerazione di Foliforo va perso qualche metro da Biano Cunego, che invece preferirebbe andare su con un ritmo senza strappi, un ritmo più regolare. Foliforo con Dombrovski. Questo gruppetto si è formato, sono circa una decina di corridori, dopo la partenza da Ghigliestra nel cuore delle Alpi, anche da un punto di vista ciclistico, perché come abbiamo detto ieri, ci siamo transitati anche ieri da Ghigliestra, da questa cittadina anticamente fortificata, partono le strade per esempio per il Barz, è quella che stanno facendo adesso i corridori, per l'Isoar, ma anche per Rimisul, dove ieri c'è stato celebrato il trionfo di Vincenzo Nibali. Un colle storico del Tour de France, il VAR, solitamente a quota 2108 metri. Dal Tour è stato affrontato per 33 volte, la prima fu nel 1922, l'ultima invece è stata nel 2000, dunque un po' dimenticato negli ultimi anni il VAR. Stefano Pirazzi. Con Rivalkin della Gazprom, Svelo Colnago, Stefano Pirazzi, Bardiani, CSF. Stefano Pirazzi che ieri è stato, anche lui si è impegnato molto, vedendo il gruppo e incontra naturalmente tanti corridori che nel frattempo hanno perso contatto dal gruppo principale. Nel gruppettino di testa che sta guidando la corsa è entrato invece anche Gianluca Brambilla. Per T-Step, una bella azione solitaria, ci sono altri corridori che stanno provando a rientrare, qui siamo invece sul gruppo maglia rosa con Alejandro Valverde che scatta per ritornare a ruota di Bob Jungels. Alejandro Valverde che sta facendo fatica, eh sì, perché Valverde assieme a Jungels va davanti, un gruppo allungato nella parte iniziale del gruppo. Alejandro Valverde fa qualche metro di vantaggio nei confronti della coppia formata proprio dalla maglia rosa di Chavez e da Vincenzo Nibali. Allora, attenzione anche perché adesso c'è una gran bella andatura anche nella parte iniziale del gruppo.